Insieme a Gerardo Ciccone, tecnico del Real Samba, analizziamo questa sconfitta dei suoi ragazzi. Mister, a un certo punto sembravano come svuotati di energie i suoi ragazzi. Sì, in parte è vero, anche se oggi voglio fare i complimenti al Sermide, hanno giocato sotto tutti gli aspetti meglio di noi, come qualità, come intensità, come grinta. Non abbiamo fatto un reale tiro in porta, dispiace per la fine della partita, anche lì secondo me c'era un rigore abbastanza evidente qui, dove invece addirittura il nostro giocatore viene ammonito, ma attenzione, deve essere chiaro, non meritavamo questa vittoria, non meritavamo probabilmente neanche di pareggiare, dispiace solo, volevo quello che mi fosse dato in quegli ultimi due episodi, però una squadra che vuole provare a fare qualcosa di più, vale a dire provare a fare i playoff, perché noi per questo che siamo partiti, non è sufficiente venire qui e fare questo tipo di prestazione. Però ripeto, diamo anche i complimenti ai meriti al Semide, perché secondo me ci sono molti meriti loro in questo nostro insuccesso. La sua sportività le fa onore, mister. In bocca al lupo per la vostra gara, per la vostra promozione in prima. Crepi, grazie. Cuore, fiato, sudore e orgoglio. I tuoi ragazzi oggi ti saranno piaciuti. Parliamo con Luca Guicciardi, tecnico del Sermide. Guarda, non ho parole, ti dico, una meravigliosa, una squadra solo in campo noi, eravamo rimaneggiati, ma questi ragazzi, come hai visto oggi, non mollano mai, possono vincere, pareggiare contro tutti. Oggi penso che dire che loro meritassero di pareggiare, non penso, abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo creato 3 o 4 occasioni da gol, abbiamo vinto 1-0, io penso che sia una vittoria strameritata, ma una vittoria dei ragazzi, perché allenamento martedì e venerdì danno cuore e anima, siamo una vera squadra, sono orgoglioso, tutto qui, guarda, salto vinto non ho le parole lo stesso, sono troppo felice per loro, anche per me, ma sono felice per loro perché meritano queste partite, meritano questa vittoria. Questa volta alle telecamere di Sermidiana Magazine c'è Capitan Futuro Travaini. David, come l'hai vista questa vittoria? Come hai visto i tuoi compagni di squadra? Ma l'ho vista bene, era importante fare punti e li abbiamo fatti, abbiamo fatto una grande vittoria, secondo me, a dire la verità, anche stretta, perché abbiamo avuto tante occasioni e direi che ce la siamo giocata veramente bene, abbiamo messo in campo tutte le nostre armi, siamo una squadra giovane e ci sono dei ragazzi del 2000 che stanno facendo veramente cose fantastiche con noi, ci danno una grande mano e la nostra filosofia è questa, dobbiamo fare più punti possibili per salvarci il prima possibile e dare la possibilità a questi ragazzi di inserirsi nella prima squadra e lo stanno già facendo, come ti ripeto, in maniera fantastica. Ecco, sono felicissimo e ce la meritiamo tutta questa vittoria per tirarci su, insomma, dal basso fondo. È stata bella la reazione del collettivo dopo il rigore fallito da El Cordobés. Sì, beh, è chiaro che i rigori li sbaglia solo quelli che li tirano, quindi Nicolas ci dà una grande mano e farà gol un'altra domenica quando ci servirà, ecco. E siamo stati bravi comunque sia a reagire, come hai detto tu, e ti ripeto, vittoria strameritata e continuiamo così, speriamo, dai.